Grazie Presidente, Governo, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Beh, io rimango un po' sbalordita dall'ultima dichiarazione fatta, dove si chiede a questo Governo in quest'ultimo anno di indire un bando di gara, quando Radio Radicale dal 97 che va in proroga. Va in proroga e nessuno ci ha mai messo la mano. Non ce l'ha mai messo perché si è sempre scelta la strada più facile. La strada della proroga. Vorrei ricordare a tutti che comunque la proroga è un atto straordinario, mentre in questo settore è diventata ordinaria amministrazione. La Lega non vuole la chiusura di Radio Radicale, la Lega vuole regolamentare questo settore che aspetta da anni di essere regolamentato. Tant'è che Radio Radicale ha vinto regolarmente un bando sottoscrivendo una convenzione con l'allora Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel 94, firmando una convenzione triennale. Da allora siamo andati avanti a proroghe, proroghe triennali, proroghe biennali e negli ultimi 11 anni proroghe annuali, che non ha consentito a Radio Radicale, non ha consentito di fare una programmazione, di fare strategia di investimento, perché è sempre stata appesa a un filo. Noi vogliamo... No, se mi fate finire ve lo spiego, visto che noi non vi abbiamo interrotto. Grazie. La Lega è stata accusata di voler chiudere la bocca al pluralismo dell'informazione. Niente di più falso, perché il ministro Salvini l'ha dichiarato più volte, l'ha dichiarato anche ai microfoni di Radio Radicale. Qual è l'intenzione? L'intenzione è regolamentare. Perché nessuno l'ha mai fatto, perché ora siete tutti bravi a dare le soluzioni giuste, a trovare le soluzioni migliori, ma in tutti questi anni dove siete stati? Noi come sempre ci mettiamo la faccia, cerchiamo di regolamentare ciò che è stato messo da parte e siamo arrivati in questa situazione. C'è oggi, questa mozione parla chiaro perché va incontro anche alle esigenze e alle richieste di Radio Radicale, che ha chiesto con i suoi editori più volte che venisse indetto un bando di gara e ciò non è mai stato fatto. Questo governo vuole salvare gli archivi attraverso una convenzione ad hoc, perché è un patrimonio culturale importante per il nostro Paese. Non si sta tirando indietro. Inoltre, in accordo con i capigruppo Lega, Movimento 5 Stelle, Romeo e Patuanelli, c'è l'impegno di questo governo affinché nel più breve tempo possibile la commissione competente raccolga e calendarizzi i disegni di legge per normare questo settore. Quindi la Lega, gruppo Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, vota a favore della nostra mozione e lo fa convintamente, proprio per voler normare un settore che è stato messo da parte per decenni, non per anni, per decenni. Grazie.